Allora, bentornati, ve l'avevamo promesso, quindi adesso voglio parlare di più e meglio con Guido Chiesa, quindi ci concediamo questo faccia a faccia nel salotto di Effetto Notte. Regista di Io sono con te, lo ricordiamo, in arrivo in sala dal 19 novembre, un film che questa emittente ha seguito con attenzione dall'inizio, visitando in esclusiva per l'Italia il set. Allora, cominciamo subito con una domanda, Guido, visto che ti vedo in vena oggi, diciamo così, di polemica, ma non è questa la parola giusta, con una domanda provocatoria, ma il regista del Partigiano Johnny e di Lavorare con lentezza, che c'entra con Maria? Beh, da un lato si cambia, fortunatamente, rispetto a certe cose. In realtà credo che vi sia un elemento comune. Tutti i miei film girano attorno a una domanda: che cos'è la libertà? Come può essere un essere umano libero? Su cosa si fonda la libertà? Nel passato, e tuttora lo credo in parte, che la libertà si fondi sull'agire nella sfera sociale, politica, più ampio, sull'agire umano. Oggi sono più convinto del fatto che questa libertà abbia le sue fondamenta in quella che è stata la nostra infanzia, l'infanzia di tutti. Se noi abbiamo goduto di rispetto e amore in questa infanzia, possiamo crescere e diventare degli uomini liberi. È una libertà che in qualche maniera si concilia col progetto divino, sostanzialmente. Il progetto divino non è quello di darci la libertà come se fosse appunto un gioco, ma è la possibilità di sbagliare, di deragliare. Questo, quando siamo piccoli, non dipende da noi, ma da chi ci porta al mondo. E infatti quello che fa un po' Maria nei confronti di Gesù nel film Esatto. è proprio questo, perché lo lascia libero, no? E fa scandalo in questo, no? Perché viola delle regole che in quel momento assolutamente erano codificate e che vedevano l'educazione, in particolare il ruolo della donna, in un certo modo. Quindi, diciamo, questa Maria è una rivoluzionaria, no? Sì, ma è una rivoluzionaria non nel senso ahimè, violento e aggressivo a cui la parola rivoluzione viene spesso associata, ma rivoluzionaria nel senso che propone un modello pedagogico che è l'amore, che è il rispetto, che è la fiducia, che saranno poi le basi umane su cui suo figlio potrà rivelarsi per quel che è. Allora, il film è stato girato in Tunisia e hai fatto la scelta, devo dire, secondo me molto azzeccata, di far parlare ognuno nella propria lingua, no? Ecco, quindi perché questo? Ma per una questione di naturalezza, di spontaneità, siamo andati in Tunisia prima di tutto alla ricerca di un materiale umano, un'antropologia di persone che fossero il più vicino possibile a quel mondo arcaico di cui il film voleva parlare, come poteva essere la Palestina 2000 anni fa. Abbiamo trovato questa 14enne che è la protagonista del film, Nadia Khalifi, che parla solo questo dialetto tunisino arabo delle campagne. Non aveva senso farla parlare in un'altra lingua. In Italia il film uscirà doppiato Ecco, e perché però questo allora? perché vi è un'idiosincrasia molto forte del mercato, ma anche del pubblico, verso il film sottotitolato. In altri paesi questo è molto più, c'è molto più sviluppo, ma da noi no, e quindi va bene così. Sarebbe stato un rischio troppo grande, anche se si è corso questo rischio con Depression, però capisco che, insomma, La visti i Depression tempi. c'aveva dietro tutta una Certo, macchina pubblicitaria, quella certo. del cinema americano, che noi non ci possiamo permettere. Va bene, però sarà forse qualche copia, Qualche no? copia dovremmo riuscire a farla sottotitolata. Allora, tu dichiari un film per credenti e per non credenti, anche questa non è una cosa facile da conciliare, o forse lo è più di quello che pensiamo? Non è una cosa facile da conciliare, mi rendo conto che per molti rappresenta proprio un ostacolo, perché non riescono come dire, a vedere in quale partito schierarlo, dato che spesso e volentieri si finisce per parlare in questi termini. Per noi, per credenti e non credenti, perché? Perché non invitiamo a condurre un atto di fede sulla divinità di Gesù, sull'essere figlio di Dio, in qualche maniera veniamo prima, cerchiamo di capire quali sono state le basi terrene su cui Gesù è potuto crescere. In questo per noi è stato molto importante anche raccontare il contesto. Spesso e volentieri i film di argomento biblico, evangelico in particolare, dimenticano il contesto, raccontano un Israele 2000 anni fa come se fosse la società odierna, ad esempio con famiglie in cui c'è mamma, papà e bambino, e invece era un contesto patriarcale, tribale. Raccontare le basi del terreno della vita di Gesù e il rapporto con la madre, per noi è un qualcosa che i non credenti possono capire e confrontarsi, ma non offende, anzi, per noi è totalmente all'interno del discorso religioso, perché sono i Vangeli a dircelo.
Senti, allora torniamo a quello che dicevi prima, l'accoglienza del film. Il film direi che globalmente è stato ben accolto, con alcune voci dissonanti anche autorevoli. Allora, Mereghetti sul Corriere della Sera titola Maria di Nazareth troppo femminista, ma poi tutto sommato recensisce positivamente il film e gli dà 2 stelle, che insomma, considerate le posizioni di Mereghetti, non sono poche. Invece è andato un po' più duro Ferzetti, che dice il messaggio c'è, il film invece latita. Allora lui in sostanza ti accusa di essere ideologici, no? Ma di essere ideologico, ma insomma, io credo che in questo film essere ideologico sia anche un po' la forza del film, no? Quindi... Ma poi, sai, io credo che di fronte a certi argomenti o si ha il coraggio, non so se vuol dire, o se vuol dire anche l'incoscienza delle proprie idee e le si presentano. Oppure si continua a relegare il cinema nel ghetto degli addetti ai lavori, che è quanto di più per me peggiore possa accadere al cinema. In fin dei conti noi vediamo un cinema che negli ultimi 20 anni si è, e io lo considero come un elemento negativo, al di là del giudizio sui singoli cineasti, si è dibattuto nella palude del tarantinismo, del citazionismo, del cinema per il cinema. Il risultato qual è? Che oggi come oggi vi è uno scollamento molto grande fra il pubblico e la critica. Certo. E la critica non parla e non ha più effetto. Una delle cose che più mi raccontano i distributori è quanto inefficaci sono le critiche per determinare l'esito positivo o negativo di un film. Su questo la critica dovrebbe interrogarsi. Io mi assumo tutte le responsabilità. Ritengo che sia molto grave definire ideologico un film che, ad esempio, vuole far vedere l'effetto devastante di una circoncisione. Questa non è ideologia. Allora, su questo coinvolgeremo anche il collega Turrioni, che è in collegamento con noi da Milano, ma intanto ci vediamo, io sono con te, nel salotto di Effetto Notte. Eccolo qua. تعرفيش المثل اللي يقول ربي خلق الامهات خاطر ما يقدروش يكونوا في كل مكان هذاك علاش هو ديما اللي في حاجات اخرى هاك اللحمه مسخت الصدقه تنعوكوش اعملوه تو باش تتربى في المستقبل على شويه بقي رحيل تعالي لبي واش من لقيت؟ لازم افسر لك هذا يا امراه. يوسف خلي مرتك تشد مكانها. ريت حارب. اليوم حبيت. ما يهمنيش واش تحب. علمها تشد مكانها اخويا. مريم ما حبش تطيح لك من قدر. حنا بنتك ما يلزمهاش تحط راسها من روس الكبار. هي تعرف القانون. ولا يلزمها تعرف اللي المراه تايعه نعمه من عند ربي. ما يخافش تمسيتي. شوف شكون يعطيك شدي روحك مش نرتاحو غادي ما قعدناش برشا ما نكفوش الطو من غدوة الصباح نمشي البيت لحم تعال نرتاح حس بوجع في رجلي